Visto l'approssimarsi del lancio previsto per il 19 marzo 2021, stanno iniziando a emergere nuove informazioni su Returnal, prossimo progetto Housemarque, nonché potenziale ghiotta esclusiva per PlayStation 5. Ricordiamo che il progetto segna un nuovo corso per il team finlandese. Dopo i riscontri di vendita sempre meno convincenti delle ultime produzioni, lo studio nord-europeo ha deciso di lasciarsi alle spalle le esperienze 100% arcade, che da sempre rappresentavano il suo marchio di fabbrica. Returnal sembra comunque far tesoro di un'esperienza lunga e profonda, che va da Super Stardust a Resogun, passando per Alienation. Al di là dell'impronta da sparatutto in terza persona, con la classica visuale alle spalle in stile Resident Evil 4, in questa avventura fantascientifica saranno infatti presenti dinamiche da bullet hell e perfino sfumature roguelike. Nel gioco si vestiranno i panni di Celine, un'astronauta finita su un pianeta inospitale chiamato Atropo, un mondo stracolmo di nemici e trappole da incubo, in cui il tempo non scorre affatto in maniera normale. Morendo verrete infatti riportati al momento esatto del vostro naufragio galattico e, come nel più classico dei paradossi temporali, sarete costretti a rivivere dei veri e propri cicli ripetuti in maniera ossessiva. Aspettatevi, in pieno stile roguelike, un labirinto di insidie generate in maniera procedurale. Nessuna run sarà uguale alla precedente, all'interno di uno scenario desolato che idealmente si ispira tanto a Lovecraft quanto a Lynch. Ogni morte vi servirà comunque per imparare qualcosa di nuovo, per testare una combinazione diversa di possibilità o per scoprire i punti deboli di creature mostruose che nel design si ispirano alle grottesche forme di vita che popolano gli abissi marini. Il tutto con l'immancabile attitudine alla Housemarque, con un approccio votato all'azione pura e capace di catturare l'interesse dei giocatori. Insomma, un'esperienza che, seppur molto diversa dal punto di vista ludico, sembra avere qualche punto in comune con quel cult istantaneo che è diventato Hades. Lo studio finlandese si è però recentemente sbottonato su alcune delle particolarità del sistema di combattimento di Returnal, una serie di trovate a dir poco intriganti che sono tornate ad alimentare l'interesse del pubblico nei confronti del titolo. Per sopravvivere, Celine potrà disporre di un vasto arsenale di armi, che comprenderà tanto bocche da fuoco terrestri quanto armi aliene, senza contare la possibilità di creare da zero altri strumenti di morte usando i materiali raccolti nel corso dell'avventura. L'idea di fondo è che le armi vadano potenziate mentre si combatte. Uccidendo i nemici ed esplorando gli angoli di Atropo si sbloccheranno via via quelli che vengono definiti i tratti delle bocche da fuoco, ovvero delle modifiche con un notevole impatto sul gameplay. Il tipico fucile a canne mozze, che qui prende il nome esotico di fauce tonante, può ad esempio guadagnare un tratto in grado di generare pozze d'acido a terra, oppure gli immancabili proiettili esplosivi. Per non parlare di soluzioni più fantasiose, come scudi temporanei o perk che consentono di guadagnare più risorse dagli avversari uccisi. I tratti, esattamente come i favori delle divinità del già citato Hades, andranno combinati tra loro per dar vita a effetti dirompenti. Inoltre, nonostante Returnal sia a tutti gli effetti uno sparatutto, Celine potrà portare con sé sempre e soltanto una singola arma. Lungo il cammino avrete spesso modo di cambiare il vostro equipaggiamento, ma a costo di lasciare quello utilizzato, un meccanismo di rischio-ricompensa che sulla carta pare piuttosto stimolante, soprattutto considerando l'ampia lista di tratti e delle modalità di fuoco secondario disponibili. A proposito delle modalità di fuoco alternativo, come dichiarato a più riprese in qualità di esclusiva PS5, Returnal si avvarrà delle feature distintive della nuova console Sony. Caricamenti istantanei, feedback aptico e Tempest 3D Audio Tech renderanno il gioco un'esperienza viscerale e coinvolgente, ma è sui grilletti adattivi che Housemarque sembra essersi davvero scatenata. Questa caratteristica del DualSense sarà sfruttata per attivare la modalità di fuoco secondaria di ogni arma, assegnata completamente a caso. Premendo il grilletto L2 fino a metà corsa si utilizzeranno la mira di precisione e le munizioni principali, mentre spingendo l'indice fino a fine corsa attiveremo il fuoco alternativo. Un'impostazione che promette il giusto mix di furore e spettacolarità e che, in accoppiata al feedback aptico, potrebbe dare un carattere speciale a Returnal. E non è tutto, perché gli sviluppatori si sono anche sbilanciati su altre componenti del gioco. L'esplorazione di Atropo consentirà di scovare risorse speciali e di sbloccare consumabili o altri tipi di potenziamenti difensivi e offensivi. La trovata forse più curiosa è però quella che riguarda i parassiti, bizzarri esseri alieni che potrete scegliere di equipaggiare in cambio di vantaggi e svantaggi. Anche in questo caso il fattore rischio-ricompensa è la variabile destinata a fare tutta la differenza del mondo, nonché l'elemento capace di rendere ogni run radicalmente diversa dalla precedente. Grazie alla sua formula frenetica e particolare, Returnal sembra dunque un titolo da tenere d'occhio. Forse a livello artistico manca quel qualcosa in grado di fare la differenza in termini di personalità, e di certo il prezzo di 79,99€ potrebbe scoraggiare parte del pubblico. Ad ogni modo, il 19 marzo scopriremo quale sarà l'effettivo valore del gioco e se Housemarque avrà trovato la giusta direzione per la sua opera più ambiziosa.